noi siamo sicuramente una delle società, non conoscendo bene le realtà della Serie B, ma leggendo quelle della Serie A, sicuramente più virtuosa nel campo professionistico. Leggevo stamattina che parecchie società hanno milioni, decine di milioni di debito con lo Stato, perché durante il periodo del Covid lo Stato ha dato la possibilità di non pagare le ritenute, l'IRPEF e tutta una serie di cose. Beh, a seguito di questo articolo mi sono fatto qualche domanda. Innanzitutto, stamattina ho scritto ai nostri tifosi che è vero, la Ternana Calcio passa attraverso il risultato in campo, ma quando andiamo a tifare per questa società, mi piacerebbe che i tifosi sapessero che in mezzo a questo marasma la Ternana Calcio ha zero debiti con lo Stato. Noi in questi giorni pagheremo l'F24 di dicembre. Leggo invece che ci sono società che da anni, in maniera legittima, ci mancherebbe, non hanno pagato magari una serie di tasse. Noi sotto questo punto di vista siamo virtuosi. Se nel campo e nel terreno, nel tribunale verde, non c'è mai un'equazione matematica, quello, di come gestisci la società rispetto ai risultati, noi qui invece un'equazione matematica ce l'abbiamo, perché sappiamo di essere una delle società leader sotto questo punto di vista, grazie al presidente che ragiona con questi termini. Poi mi creo anche qualche domanda. Mi auguro che le società che hanno accumulato tanti debiti e che comunque abbiano la possibilità di spalmare questi debiti non utilizzano questo piccolo o grande plafond, magari a gennaio, invece di lasciarli lì per cercare di sanare la parte debitoria, non usino quel gruzzolo importante magari per fare campagne acquisti.